scalata fatta in casa, quella del Lecce al suo terzo successo interno consecutivo, che spinge l'Arezzo, sconfitto per 1-0 e con il suo allenatore Antonio Conte, un ex in tribuna, ancora più in basso in classifica. La squadra pugliese prosegue invece nella sua risalita con un gioco non entusiasmante ma essenziale, che già nel primo tempo ha concesso pochi sbocchi agli ospiti, che pure avevano cercato la porta difesa da Rosati con un tiro debole di Floro Flores in avvio. Il Lecce prende in mano la gara, ma è impreciso sotto rete e anche negli appoggi, perché la difesa salta spesso il centrocampo. Però Valdés fa ancora la differenza, si destreggia a centrocampo e dà sicurezza con assist che mettono in difficoltà gli ospiti. E tocca proprio al cileno iscrivere il proprio nome nel tabellino quando al 21esimo, sul lancio di Giuliano, bricca a terra ingenuamente in area Giuliatto. Marelli concede il rigore e Valdés realizza senza problemi. Floro Flores tenta di farsi assegnare un rigore anche lui, ma rimedia soltanto un'ammonizione. E poi i tiribocchi dall'altra parte, continua il suo rapporto controverso con la porta avversaria prima che Floro Flores inventi un'azione personale degna di migliore conclusione, con la quale si chiude il tempo. Nell'intervallo il presidente del Lecce Semeraro parla di futuro con Miccoli, che continua a dire di voler giocare con la maglia giallorossa. Poi però la partita si infiamma per un errore della difesa leccese in avvio di ripresa, vanificato da Volpato, il quale poi però impegna Rosati in una respinta a terra con un bel colpo di testa. Tiribocchi saluta i suoi compagni con un paio di tiri che impegnano Bremec. Al suo posto entra Osvaldo, che, lanciato dal solito Valdés, chiama il portiere ospite ad una respinta. Conte dalla tribuna fa entrare Grabbi, gioca a tre punte, ma Schiavi va vicino al raddoppio su azione di calcio d'angolo col pallone respinto sulla linea. La partita si spegne su un preziosismo senza però risultato di Valdés e con un errore, questo sì pesante, di Floro Flores, che sbaglia il pareggio. Papadopoulos aveva detto che a marzo sarebbe sbocciato il Lecce e sta mantenendo le premesse, anche se l'Arezzo visto oggi non è certamente squadra da ultimo posto in classifica.